raccontare un po' di cose su Sabrina, dai. Abbiamo da raccontare. Racconta tutte quelle che a metà, quelle che si possono dire, anche certo. Quelle che non si possono dire, dai. No, vabbè, io l'avevo soprannominata l'ermetica Ferilli, perché sai che lei ha queste esternazioni. Avevate già lavorato insieme? No. Prima volta. E, beh, insomma, io la conoscevo perché era impossibile non conoscerla. E, però dico, chissà come sarà sta Ferilli, perché poi sai, abbiamo fatto la lettura a copione. Mi dicono protagonista, questo è il tuo ruolo, protagonista. E questa, la Iole, tu sarai l'assista. Io ho letto il copione, comunque il personaggio mi intrigava tantissimo, perché mi divertiva molto questa donna, che è una specie di attenzione, una di, specie di... No, mi intrigava allora punto. Essere vicina a questo vulcano di donna con un personaggio che un po' la deve tenere a bada, un po' è soggiogata, perché lei è una specie di ape regina, no, tutti ruotiamo intorno a lei perché seduce, perché fa, perché insomma è lei. Infatti tu diventi anche complice, no? Sì, io divento. È l'unica che non vorrebbe, però cede. No, lei ci prova a dire, ma che stai a fare? No, io poi appunto cerco di arginarla, poi dopo però anche la supporto, l'appoggio, perché... E quindi è un personaggio divertente. Poi devo dire che era scritto già così, e poi tante cosine sono venute fuori perché durante la lavorazione. Dio, sta ragazza è proprio una brava ragazza, e faccio vedere un filmato così della puntata di lunedì, la prossima intanto faccio vedere quella che abbiamo visto lunedì, del lunedì passato, e dopo ne ho anche un altro di domani, certo, madonna mia. Amo, e che pensi che te la cavi così? No, siamo contenti. Allora, diciamo subito che Gloria, questa fiction, la prima puntata è andata in onda lunedì scorso, l'abbiamo vista in tutti, 4 milioni, 23%, successo pazzesco, critica, pubblico, insomma, sono tornata a quello che ero? Sì. Me ce li trovi? Sì. Molto sì. Bene. Sì. Grazie a te. Sì. Domani, che è lunedì, va in onda la seconda puntata, e martedì va in onda la terza e ultima puntata. E te l'avevo detto l'altra domenica, per... 8 giorni, certo. Andiamo fuori dai coglioni, tutti. Non essere ermetica, ti prego. Vediamo un pezzettino della puntata già andata in onda lunedì per capire il rapporto tra loro due. Sei Lucrezia, chef milanese, e devi dire, solo in cucina riesco a esprimere chi sono veramente. Perché la cucina è libertà, la cucina è diversità, la cucina è inclusione, addirittura. Solo nella cucina riesco a esprimere chi sono veramente, perché la cucina è libertà, la cucina è diversità, la cucina è inclusione. Inclusione. One. Beh, insomma, diciamo che ogni parola che hai detto è morto un milanese, però a parte questo... Vabbè, ma non posso essere una romana, cioè una migrante. Perché? C'è proprio scritto esplicitamente milanese da 7 generazioni. Comunque anche te sei troppo esigente, eh. Per me invece sono molto vicino, ma veramente molto vicino, all'accento perfetto. Al sardo, però. Vedi, mi rovina. Avete costantemente il mi rovina i giochi. Sarda sei diventata, altro che milanese. Mi rompe le uova nel paniere. Senti, ma raccontami un aneddoto, qualcosa di divertente che è accaduto durante la lavorazione, perché è stata una lavorazione anche impegnativa. Sì. Ma tante notti. Tante gelide notti. No, diciamo che non vorrei adesso anticipare qualcosa che succede nella puntata. No, però non nella puntata. Io pensavo proprio, sai, ma è però legato a questo aneddoto succedono. Dove... Parla bene, che tu sei quella impegnata. Io sono impegnata. No, ho questa immagine di Sabrina che esce dall'acqua.
acqua, da un'acqua gelida di un laghetto dove immerge, dove mi buttano, dove per cattiveria viene buttata con delle alghe in cioè propone al regista di uscire con delle alghe, con un così un cioffo di alghe così qua in testa. E beh, ma è una buona idea, convinto che diceva, ma no Sabrina, perché lui voleva fare così una sorta di Venere di Botticelli che esce, invece lei si era splaffata qua sui capelli una cosa di alghe che io la guardavo, sì, abbracciano, che ho detto, ma è pazza, come fa? No, questa cosa di una donna, poi secondo me una donna bella che si ribalta, che fa, che ti fa ridere, è veramente, perché siamo un po', c'era soprattutto qui in Italia, e lo dico perché io ho lavorato nel comico, sempre questa idea che le donne per fare ridere le devi imbruttire, le devi ingoffire, le devi fare, ma chi l'ha detto? Qui per esempio in Gloria lei ti fa morire dal ridere. Ma Sabrina è una bravissima attrice, una grande attrice. Per cui quando lei entra in un personaggio... Come dire il contrario. Sabrina, scusa, dico stupidate, no. Entri nel personaggio tu pensi a quel personaggio. Solo quello. Non te frega niente del trucco, dei capelli, della bellezza, cosa. Infatti lei racconta questo aneddoto perché dato che comunque lei è questo personaggio qua, era giusto in un certo senso... ridicolizzarla anche in certi passaggi. Non diciamo troppo perché noi dobbiamo vedere domani sera, lunedì e martedì andrà in onda la terza ed ultima puntata. Adesso ti faccio vedere una clip di quello che andrà in onda. La sceneggiatrice credo si chiami... Pensate, sei dimenticata il nome. Paola Mammini. Mammini. Com'è? Paola Mammini. Che salutiamo Paola. Bravissima. Mammini. Un momento abbraccio. Tutto per te Paola. Vediamo, dai, la clip. Ma chi è? Mamma, ti sono arrivati un sacco di messaggi sul gruppo Forza Gloria, posso entrare? Sì, entra. È chiusa a chiave. Perché? Perché ne so, mamma, ma stai male, non puoi chiuderti dentro. Mamma, fra un minuto apre, eh? Un attimino. Che c'è? Allarme russo. Oh, Emma che sta dietro la porta della camera da letto. No, non mi dire che Alex ha dormito qua. Lo sai che con te le bugie non mi riescono. Dai, inventati qualcosa. Gloria. Oh, Iole, inventati qualcosa, no? Ma che mi... inventati qualcosa. Emma, aiuto! Al fuoco, al fuoco! Come a fuoco? La cucina va a fuoco, Emma! Ma com'è successo? Non lo so, è così, il fuoco è così. Ecco qua, quella è mia figlia, una società a delinquere. Hai capito cosa mi fa fare? Mia figlia che è un'attrice deliziosa, Martina Lampugnani. C'era un cast meraviglioso, citiamo Luca Angeletti, Davide Sebasti, Lorenza D'Antoni, insomma ci sono degli attori molto bravi, una commedia. Sabrina e Mu? In che senso? Di vita. Cioè, adesso martedì finisce la fiction, no, insomma, poi tu hai... Cioè... Non ho mai appuntamenti appiccicati. Cioè, io poi mi fermo... Prendi i tempi. Sì, prendo tempi, mi riposo, vedo, leggo, decido. Vedi, lei mi accompagna con le spalle, mette la punteggiatura, leggo, decido. No, perché io ti ascolterei per ore parlare. Anch'io. Lei mi prende per il culo, però, no, non gli credo. Ma quando... Attenzione, Mara. No, ma perché la crepuscolare... ti vedo convinta. Questa è un'assassina, eh. Senti, Sabrina, abbiamo visto te da piccola, la famiglia, papà, la mamma, la tua famiglia, Fiano. Il tuo posto del cuore, io lo chiamo il posto delle fragole, no? Ognuno di noi ce l'ha. Ti manca qualcosa? Hai avuto tanto, hai tanto dalla vita. Cioè, ti manca qualcosa? Stare di più con la mia famiglia. Ci sto già, ma ci vorrei stare ancora di più. E allora ci devi stare. Infatti... E mi devi promettere, io sai che, allora, ogni volta che ci vediamo a cena, lei, io faccio un riso al salto, perché... E la crostata. A te, e la crostata di arancia. Che è tanto. Ah, è tanto che non la fai, però io ti ho pensato... No!
Beh. No! Wow! Ma... No. Oh, tu, guarda che... Eh? Grazie. Grazie dell'ospitalità. Grazie a te. Grazie, e... grazie. So che devi scappare perché vai da Fazio stasera. Salutami Fabio Fazio. Sì. E... grazie. Non ci dobbiamo dire niente, ci guardiamo negli occhi e sappiamo già tutto. Tutto, Mara. Dai. Grazie a Sabrina. Dai, viva la vita. E anche tutta quell'emozione che c'hai sempre te. Che meraviglia. Che non è un limite. È un... un modo di essere, è vulcanica, è energia, è il Big Ben, cioè parte a botta e poi da lì c'è la vita, ragazzi, a botta c'è, tu a botta la dai, che devi fare? A botta la do. Vabbè, le botte Sabrina. Si danno, grazie. Ciao, ciao Marlene, grazie di essere stata qua, grazie. Grazie. Mi raccomando, domani sera, Gloria, è martedì sera, abbiamo detto 10 volte così... Stavolta non ci sbagliamo più. Grazie, grazie Sabrina, grazie Emanuela. Ciao, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie Sabrina. Ciao, ciao. Ciao.